Dopo la sconfitta dell'Olimpica Basket sabato scorso in casa contro la Libertas Altamura, l'attenzione della sesta giornata del campionato di Serie C Silver di basket è impegnata sul derby in programma a Foggia alle ore 18 tra la Diamond Foggia e l'Allianz Udas. I biancazzurri guidati da Luigi Marinelli sono reduci dalla sconfitta subita in casa ad opera delle Vieste per 87 a 77. Una partita delicata e da vincere a tutti i costi, nonostante fossero stati in partita per almeno tre quarti di gara. La formazione Dauna è sicuramente una delle squadre che lottano per la vittoria e quantomeno per rimanere nella griglia dei playoff. I biancazzurri sono ben decisi a cercare di vincerlo questo derby, ma non sarà semplice. Di conto ci sarà anche il pubblico foggiano che farà un endippo indiavolato per i propri beniamini. Si aspetta una folta rappresentazione biancazzurra per sostenere la formazione omantina. Epilogo velenoso del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2015. La vittoria è andata a Dani Pedrosa sulla Honda, ma più che fa discutere è l'incidente avvenuto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Il campione di Tavuglia non ha credito che l'iberico abbia fatto passare Jorge Lorenzo in lotta con lui per il titolo mondiale. Una prima volta lo ha mandato a quel paese, al giro successivo Rossi si è avvicinato allo spagnolo che ha tentato di provocarlo avvicinandosi con il casco ed il campione italiano lo ha scalciato mandandolo fuori. La direzione gare, dopo una riunione di circa un'ora e mezza a fine della contesa, ha tolto 3 punti a Rossi e partenza dall'ultima fila nella decisiva gara di Valencia. Una condotta irresponsabile della direzione di gara che avrebbe dovuto punire anche Marc Marquez per ciò che ha fatto al campione di Tavuglia. Sconfitta per l'Olimpica Basket nella sesta giornata del campionato di Serie C Silver. I gialloblu, guidati da Giovanni Gesmondo, sono stati battuti per 70-62 dalla Libertas Altamura. La gara si è mantenuta su buoni livelli di gioco da entrambe le parti. Il distacco nei primi due quarti è stato di 5 punti, 10-15 il primo, 20-25 il secondo. Nella seconda parte del match il risultato è vissuto nel massimo dell'incertezza, tant'è che l'Olimpica lo ha chiuso in parità 43-43. Decisivi gli ultimi 10 minuti di gara in cui le due squadre hanno dato il meglio di sé. L'allungo finale di Altamura che si porta a casa un importante risultato. Polemiche per una partita che avrebbe dovuto osservare un minuto di raccoglimento per la morte del 13enne avvenuto giovedì scorso alla scuola media Padre Pio di Cerignola nel Foggiano. Il presidente Saracino aveva chiesto il permesso ai due arbitri che hanno detto no al minuto di raccoglimento. L'amarezza della società era stata espressa con una nota di poche righe su Facebook. Per gli arbitri una brutta macchia, fedeli allo spettacolo che deve andare avanti a tutti i costi. Sviluppi si attendono nelle prossime ore. Seconda giornata del campionato di Serie B2 nazionale uomini con l'Iposea Udas chiamata al riscatto. Dopo l'esordio casalingo perso in maniera beffarda al quinto set ad opera del Giro del Colle per 3-2, dopo essersi trovata in vantaggio per 2-7-0, cerca il riscatto in terra campana contro la formazione del Pozzuoli. I biancazzurri di Leo Castellaneta e Roberto Ferraro hanno lavorato molto in settimana sulla tenuta mentale, cercando di capire cosa non ha funzionato nell'esordio. La compagine puteolana al debutto in trasferta ha vinto sul terreno delle Tricase per 3-1, punteggio che dice che i napoletani ci sono e non sbaglieranno neanche davanti al proprio pubblico. Si preannuncia così un match spettacolare con due stati d'animo diversi. Riscatto per Rio Fantini e continuità per la formazione di casa. Per
Per le squadre di calcio della città di Cerignola arrivano due impegni importanti. Il primo per l'Audace Cerignola nell'ambito della settima giornata del campionato di promozione Girone A. Ancora un altro derby, questa volta contro il Canosa. Dopo aver sconfitto gli ospiti in Coppa Italia, adesso è arrivato il momento del campionato. Un momento particolarmente importante per i ragazzi di Massimo Gallo che dopo il recente appuntamento infrasettimanale di 2 giorni fa ed il triste rifilato all'Ascoli Satriano prosegue la sua marcia spedita. Però bisognerà fare attenzione ad un Canosa in crescita, reduce da 2 successi consecutivi e con 8 punti in classifica. Curioso come l'andamento degli ospiti sia stato assolutamente lineare, per cui bisognerà fare molta attenzione visto che militano anche alcuni ex della formazione giallo-azzurra. Per l'Audace Cerignola le cose saranno in questo senso, per la Sportmania si cerca una vittoria importante. Dopo il pari casalingo contro il Corato nella terza giornata di domenica scorsa che ha sollevato polemiche sull'arbitraggio, il turno numero 4 della prima categoria invece vede per la formazione di Michele Schiavone la insidiosa trasferta di Terlizzi. La Sportmania riparte con tante certezze. Il mister Schiavone dice di aver visto la squadra migliorata sia mentalmente che tatticamente. Anche il Terlizzi non è da sottovalutare, anche perché sarà una squadra che darà in campo tutto il possibile per tornare con i 3 punti in saccoccia.